Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale Torx. Oggi siamo in compagnia di questa bellezza, una novità ma anche una esclusività in quanto è distribuita dal gruppo Garlando in esclusiva per l'Italia. Trovate più dettagli sul sito inspire.garlando.it. Ma entriamo un po' più nel dettaglio di questa FT2 di Inspire, una Smith Machine. Qua potete intravedere già le guide per il bilanciere, ne parleremo tra poco, che però strizza l'occhio al functional training, quindi con ad esempio risalta subito una sbarra per le trazioni e tante piccole accortezze che andremo a scoprire strada facendo. La panca che vedete qui è un optional aggiuntivo, viene data in varie versioni. Questa è quella base, abbiamo poi la possibilità di attaccare le carrucole per aumentare l'estensione degli esercizi disponibili anche alla parte inferiore, come può essere un leg extension o un leg curl. Cerchiamo di entrare un po' più nel dettaglio, quindi dare un'occhiata assieme su quelli che sono i leveraggi e i punti di ancoraggio. Partiamo dalle due carrucole che troviamo frontalmente, una qua vicino a me, l'altra dall'altra parte, che permettono di fare buona parte degli esercizi classici di una macchina con i cavi. Quindi possiamo immaginare ad esempio un rematore, qui lo vedete a un braccio, ma è possibile lavorare con tutte e due, oppure ad esempio una spinta in avanti per i pettorali, sempre con la possibilità di lavorare in maniera distinta sulle braccia. Queste carrucole si muovono tramite un sistema innovativo e che è anche un sistema salvaspazio che vedremo tra un attimo, permettendoci, grazie agli accessori aggiuntivi che vado invece a mostrarvi subito. Abbiamo una fascia con il velcro per poter andare a lavorare sui nostri glutei all'altezza delle caviglie. Abbiamo poi una altra fascia, che questa è molto molto interessante, vedete che ha due punti di ancoraggio in quanto si va ad unire alle due carrucole per permetterci di fare tutti quei lavori di spinta indietro che potremmo eseguire a terra e sempre per lavorare sui glutei. In dotazione con la macchina ci viene fornito questo, che vado a togliere dal nostro leggio, che è un libro che ci permette di vedere alcuni degli esercizi che si possono fare con la macchina, con le indicazioni per eseguirlo in maniera corretta. Quindi vedete che posso scegliere l'esercizio. Oltre al gruppo muscolare che andrò a lavorare, ho anche le indicazioni e le istruzioni per andare a settare in maniera corretta la mia FT2. Andiamo verso l'alto, vedendo la possibilità di lavorare con la carrucola per fare classico tricipiti o, perché no, utilizzando la panca, andare a posizionarmi e andare a trazionare, quindi andare a lavorare sul dorso. E poi qua sopra la mia testa abbiamo invece la barra per le trazioni, sagomata per permettere varie impugnature, dall'impugnatura che va a prediligere l'utilizzo dei bicipiti alla impugnatura neutra e così via. Direi che è giunto il momento di entrare nel dettaglio di quello che è secondo noi la caratteristica principale, quello che è il salvaspazio e il salvatempo di questa FT2, ossia l'innovativo sistema che permette di utilizzare un bilanciere senza dover andare a caricare pesi esterni, ma sfruttando direttamente i pacchi pesi presenti nella macchina. Perché? Semplicemente grazie a questo gancio laterale io posso andare a spostare l'incidenza del pacco pesi dal bilanciere
alle carrucole o viceversa. Ma vado a spiegarvelo meglio. Per fare questo andiamo a crearci spazio, quindi andiamo a togliere leggermente la nostra panca, che lasciamo comunque qui, e vi faccio vedere che in questa posizione, andando ad agganciare le carrucole, posso settare senza nessuna difficoltà, quindi senza nessun impegno fisico e nessun spostamento del pacco pesi, l'altezza del mio bilanciere. Ora immaginiamo che io voglia lavorare sulle spalle, quindi voglia fare una shoulder press, andare a spingere verso l'alto. Bilanciere qua è più o meno all'altezza del mio petto, vado a spostare questo gancio rosso sul bilanciere, quindi vado a caricare il mio bilanciere, e da adesso, quando andrò a togliere la barra, la mia barra avrà peso e da qui spingerò con fatica verso l'alto. Questa strategia è adattabile a tutti gli esercizi principali: lo squat, la panca piana, abbiamo visto in questo caso anche poi possibilità di fare della panca inclinata, quindi va a risparmiare tempo e soprattutto fatica all'utilizzatore. Un'altra cosa molto importante, mentre vado a riportare il pacco pesi sulla macchina, quindi a rendere leggero il bilanciere, la possibilità di escludere il bilanciere in posizione alta perché non ci dia fastidio durante l'esecuzione dei nostri esercizi. Vado, spingo verso l'alto, il bilanciere si aggancia già di suo, quindi già in questa posizione io potrei lavorare, ma visto che la sicurezza non è mai troppo, abbiamo un ulteriore blocco di sicurezza che va a impedire la discesa del mio bilanciere. Come vedete, in questo modo io ho tutto lo spazio a disposizione senza che la barra mi dia fastidio. Questo sono, diciamo, una visione di insieme di un macchinario che ha sicuramente delle ottime potenzialità. Vi faccio vedere quello che dicevo prima sul lavoro sincrono delle due carrucole, quindi possiamo lavorare su quelle che possono essere delle classiche croci ai cavi, quindi andare a lavorare con tutte e due le carrucole, sia in fase di spinta che, perché no, come vi ho fatto vedere prima in maniera singola, anche in fase di tirate, quindi andare a lavorare sul dorso. Questa è una visione di insieme di una macchina che ci richiederebbe molto più tempo per andare ad esplorare ogni singolo esercizio. Non è detto che non seguano altri video, quindi restate collegati sul canale Torx, lasciate un mi piace al video. Vi ricordo che se invece volete più dettagli tecnici su questa FT2 di Inspire, dovete recarvi sul sito inspire.garlando.it. E noi ci vediamo al prossimo video e al prossimo appuntamento.